Salve a tutti, sto provando vari programmi e vari stili di editing, per cui vi chiedo venia per la qualità del montaggio. Per chi non mi conoscesse, io sono Riccardo, questo è il mio canale. E non sto facendo i miei soliti saluti perché questo video nasce essenzialmente per dire no al bullismo contro le persone intelligenti, perché ebbene sì. Esiste, e io l'ho sperimentato soprattutto su YouTube, anche a scuola, perché non si sopportavano i miei buoni risultati. Sono una persona plus dotata, e siccome potreste pensare che non inventi, cercherò un programma di editing permettendo di inserire qui la mia valutazione neuropsichiatrica, avvenuta, se non sbaglio, nel maggio del 2002. Ovviamente ho censurato il mio cognome, che nel frattempo è anche cambiato, e non si vede il nome del medico, ma vi assicuro che è un documento autentico. Vi lascio al video. Chi ha il più grande quoziente intellettivo della storia? È una domanda molto più importante di quanto la società moderna ti faccia pensare. C'è sicuramente una correlazione tra punteggi alti di quoziente intellettivo e intelligenza in azione. Questi sono i 10 più alti quozienti intellettivi mai registrati. Al decimo posto, Stephen Hawking. Quoziente intellettivo 160 punti. Partiamo con un nome ed un viso familiari per la sua presenza in ambito scientifico e le sue scoperte nel campo della fisica teoretica, inclusa la teoria del Big Bang. Al nono posto, Albert Einstein. L'esatto quoziente intellettivo della persona che ha essenzialmente fatto ripartire il campo della fisica teoretica è sconosciuto, perché egli non ha mai fatto il test, ma gli esperti stimano un quoziente intellettivo compreso tra 160 190. Einstein nacque nel 1879 in Germania ed è maggiormente conosciuto per lo sviluppo della teoria della relatività, che è una delle due teorie che contribuiscono alla formazione della moderna comprensione della fisica. Partecipò anche allo sviluppo della fissione nucleare, un impegno a cui guarderà in seguito con sentimenti contrastanti, quando fu usato come arma per la bomba atomica. Morì nel 1955 per un aneurisma addominale aortico. All'ottavo posto, Judith Polgar, per un quoziente intellettivo calcolato di 170 punti. Quello degli scacchi è un gioco che è stato a lungo associato alle abilità intellettive. Perciò, i giocatori più bravi calcolano spesso il proprio quoziente intellettivo. Judith Polgar è stata descritta come la più grande giocatrice femminile di scacchi di tutti i tempi ed ha raggiunto il livello di Gran Maestro all'età di 15 anni e 4 mesi, guadagnando il titolo di giocatrice più giovane in quel periodo. È una pioniera ed è stata la prima donna a sconfiggere il primo classificato nel gioco competitivo, che ottenne sconfiggendo Garry Kasparov. È ancora nel circuito competitivo al giorno d'oggi. Al settimo posto, Leonardo da Vinci. Come per Einstein, non è stato possibile calcolare il quoziente intellettivo esatto, poiché ai tempi non esistevano né il concetto né il test. Tuttavia, gli esperti lo hanno calcolato in modo retroattivo, deducendo che si aggirasse tra 180 e 190. Leonardo fu il primo erudito famoso ed incarnò il concetto dell'uomo rinascimentale. Era un esperto di pittura, scultura, musica, matematica, ingegneria, geologia, cartografia e anche uno scrittore. Al sesto posto, Marilyn Vos Savant. Marilyn Vos Savant nacque nel 1946 ed entrò a far parte del libro dei primati mondiali come quozienti intellettivi più alti negli anni 80. In quel periodo, infatti, il suo quoziente intellettivo di 190 era il più alto tra i registrati. Divenne una famosa scrittrice
per la sua rubrica Ask Marilyn, dove le persone le chiedevano consigli e lei rispondeva. Attualmente cura ancora la sua rubrica. Al quinto posto troviamo Gary Kasparov. Gary Kasparov, come abbiamo detto appunto prima, è un gran maestro di scacchi russo, che è considerato il più grande giocatore singolo di tutti i tempi. Infatti, dal suo debutto nel 1986 fino al 2005, Kasparov fu il giocatore numero uno per 225 mesi su 228. Questo lo ha reso famoso in tutta la Russia. L'uomo ha un quoziente intellettivo registrato di 194, che ad oggi risulta uno dei più alti mai misurati. Non gioca più a scacchi e fa parte del comitato della Human Rights Foundation. Al quarto posto, ci stiamo avvicinando al podio, possiamo trovare Kim Un-young, che risulta molto spesso più interessante per ciò che non ha registrato, più di quello che effettivamente ha registrato. L'uomo nasce in Corea del Sud nel 1963. Comincia a parlare a 6 mesi. E entro i 3 anni era in grado di leggere inglese, tedesco, coreano e giapponese. Una volta che il suo dono fu reso pubblico, la famiglia lo mandò negli Stati Uniti per studiare. Al termine degli studi, prese a lavorare per la NASA, ma il lavoro e la vita che esso comportava non lo soddisfavano. Per questo decise di ritornare in Corea per fare l'insegnante, che è il suo lavoro attuale. Al terzo posto possiamo trovare Christopher Hirata, con un quoziente intellettivo registrato di 225 punti. Christopher Hirata è un altro bambino prodigio. Divenne il più giovane americano a vincere una medaglia d'oro alle Olimpiadi internazionali della fisica all'età di 13 anni nel 1996. Si iscrisse al California Institute of Technology a 14 anni e ottenne con successo il dottorato a Princeton all'età di 22. Ritornò al California Institute, dove insegna tuttora astrofisica. Al secondo posto troviamo Terence Tao, con un quoziente intellettivo stimato tra 225 e 230 punti. Terence Tao è un matematico australiano, nato da genitori immigrati in Australia da Hong Kong. Si specializzò negli studi di analisi armonica, combinatoria additiva e vari altri campi della matematica. Nel 2006 ricevette insieme ad altre persone la Fields Medal, un premio che celebra l'eccellenza e l'innovazione in matematica delle persone sotto i 40 anni. Insegna matematica a Los Angeles all'Università della California. E concludiamo questo video con la prima posizione, suo malgrado, di William James Sidis. Anche l'esatto quoziente intellettivo di William James Sidis non ci è dato conoscerlo, tuttavia si stima un punteggio tra 250 e 300. Nato nel 1898, entrò ad Harvard all'età di soli 11 anni, si iscrisse alla facoltà di matematica, divenendo così la persona più giovane a frequentare la prestigiosa università. Dopo il completamento degli studi, iniziò a fare l'insegnante, ma gli allievi non accettavano il fatto di avere un professore così giovane. A causa di questa formazione veloce, non ebbe mai delle amicizie strette. Il resto della sua vita fu infine segnato dai problemi legali dovuti alla partecipazione ai movimenti socialisti e, cosa ancora peggiore, da un periodo di ricovero in una casa di cura, voluto dai suoi genitori con l'intento, pensate, di cambiare le sue idee politiche. Uscito dalla casa di cura solo nel 1921, il genio si allontanò dalla matematica e dall'università e visse una vita relativamente normale. Morì all'età di 46 anni per un'emorragia cerebrale. Siamo così giunti alla fine del video. Io spero veramente che vi sia piaciuto. Se non siete iscritti, potete iscrivervi al canale se vi va.
attivate la campanella per non perdere i prossimi video. Grazie per la visione. Ciao a tutti.